con Leonardo, allenatore della GSA Udine. Lino, io la giudico quasi un'amichevole oggi qua a San Marcellino per dimenticare Orzi Nuovi, diciamo così. La squadra ha giocato una partita per 30 minuti in grande progressione, mettendo un po' il ritmo tutti, 10 su 15 da 3 punti del primo tempo, fotografa un po' tutto. Sì, per noi non era un'amichevole chiaramente, perché temevamo comunque questa squadra, perché l'abbiamo vista giocare comunque dei ragazzi giovani che non mollano mai, perché noi volevamo fortemente questi due punti dopo appunto domenica scorsa, e volevo della squadra questa reazione. Siamo stati molto aggressivi in difesa, questo mi è piaciuto per tutto l'arco della partita. È chiaro che poi nell'ultimo quarto abbiamo un po' mollato, però questo, volevo vedere questo, e devo dire che sono soddisfatto. Il 10 su 15 da 3 punti non mi ha fatto felicissimo, nel senso che mi sarebbe piaciuto avere qualche tiro di più vicino all'area, però è anche vero che abbiamo quasi sempre preso dei tiri aperti con i nostri tiratori, sarebbe un peccato non sfruttare. Poi oggi eravamo precisi e abbiamo sfruttato questa situazione. Qualche pasticcio iniziale di Marchetti, poi dopo l'entrata di Pintone, a mio avviso ha fatto sbocciare la squadra, che ha preso fiducia, ha generato tiri aperti come hai detto te, la leadership anche di Vannuzzo, che comunque ha sempre una parola per i compagni. Sono tutti, diciamo, elementi che ti fanno felice, mi immagino. Sì, molto. Questo è un gruppo che si allena molto bene, ha molti margini di crescita. Oggi tra l'altro ci mancava anche Zacchetti, che è un giocatore per noi fondamentale, anche se quest'anno ha avuto molti problemi fisici, però vederli giocare insieme dal più giovane, da Nobile a Vannuzzo, con grande serietà, grande voglia, questo sicuramente mi darà l'opportunità di lavorare in settimana, che poi penso che sia il lavoro più importante, con molta fiducia. È chiaro che noi abbiamo un bel mix tra giovani e giocatori esperti, e perciò diamo anche l'opportunità ai giocatori giovani come Nobile e Marchetti magari di crescere con tranquillità. C'è una percentuale sul momento di crescita di Udine? A che punto siete? Il campionato è lunghissimo, magari domenica qualche polemica per la sconfitta con Orzi Nuovi, però un gruppo nuovissimo, a che punto siete? Beh, no, siamo direi ancora un po' indietro, nel senso, per quello che penso io, dobbiamo essere, diciamo, in difesa ci siamo abbastanza, perché come hai visto anche oggi c'è molta intensità difensiva, magari sbagliamo ancora magari qualche scelta durante le azioni, però lavoriamo forte durante la settimana e oggi si vede, non ho dovuto chiaramente sforzarmi per chiedere intensità difensiva. In attacco invece abbiamo ancora molti margini di crescita, dobbiamo ancora capire un po' i meccanismi e soprattutto giocare insieme. Abbiamo tanti punti di diamante, dobbiamo magari fare un passaggio in più invece che uno in meno, però la disponibilità c'è, perciò insomma siamo alla quinta giornata, di tempo ce n'è per migliorare.